terminiamo adesso con Fabiana Scarica. Eccola, eccola. Passa di qui, vieni. L'avevo già presentata, pensavo uscissi prima di quella ragazza più giovane tra le chef e ti abbiamo lasciata giustamente come più giovane te per ultima. Fabiana Scarica, abbiamo già parlato della campagna con la nostra presidentessa, tu ci porti una mista di Gragnano. Una mista di Gragnano con quinto quarto di maiale e cicoria, praticamente un po' mi sono rifatta quel che è il termine che ci viene affidato un po' quando ci definiscono un po' terroni così, allora mi sono fatta un giro tra le terre, no? Allora ecco un po' di cicoria che cresce spontanea, il maiale che comunque è d'allevamento e poi i prodotti d'eccellenza quali la pasta o il fagiolo di Controne, perché ho usato un presidio in questo caso proprio perché è una zuppa invernale, però rivisitando, diciamo alleggerendola dei grassi della classica zuppa di fagioli e cotica, può essere anche adattata alla primavera con un fagiolo che è più delicato, quale quello di Controne, un po' più dolce, un po' più delicato. E all'interno ho inserito praticamente una terrina di nervetti e testina di maiale, leggermente cotta in umido e poi marinata con un po' il classico gusto di quel che è Opereo Musso. Per richiamare un pochino dolcezza, acidità e contrasti in questo senso. Scusa, quando parli per me... Dai il microfono. Ora sono al Don Alfonso, sì, in effetti la prima esperienza è stata a Gennaro Esposito, comunque molto forte. Ora l'aspettativa è altrettanto elevata proprio perché, ecco, c'è un nome, parla da sé, quindi si spera. Io costiera, Castellammare, diciamo, sì, proprio mi muovo nella zona un po' più... No, non è impossibile, si finisce troppo tardi. E tanto, sì, poi sono curve, esatto, e sì, tra tutta la costiera. Me la godo, insomma, vado. Prego, Elena. Perché ignorante come me in materia, mi vuoi spiegare meglio questi fagioli di Controne che ci hai fatto spendere una cifra per poterli presentare? È un fagiolo che praticamente ne esistono soltanto 80 coltivatori in Campania. È un prodotto che rientra nella cerchia dei presidi slow food proprio perché è diverso, diciamo, ha una farina all'interno che è più compatta ma una buccia più sottile, per cui praticamente tiene meglio la cottura, non tende a sfaldarsi, per cui ecco, io ne ho fatto parte in crema e qualcuno l'ho voluto lasciare intero proprio per lasciare quel morso che insieme all'amido della pasta, diciamo, coinvolga un pochino quel gusto, ecco, napoletano di casereccio, perché comunque il napoletano, diciamo, si distingue proprio per quella avvolgenza, diciamo così, della tradizione, un po' calda, un po'... E questa è l'idea. Fiammetta, prego. No, io volevo dire che sono molto contenta che tu abbia scelto una minestra, perché le minestre, i brodi, le zuppe sono uno dei paradisi della cucina nostra, italiana e mediterranea anche. E è difficile trovarle e assaggiarle perché sono laboriose, sono molto lunghe, laboriose in cucina, richiedono tempo, ecco, e richiedono per di più oggi, siccome sono piatti della tradizione, la tecnica per alleggerirli, quello che basta, perché poi ci si possa alzare da tavola soddisfatti ma pronti a affrontare il resto della giornata. Grazie. Fabiana, possiamo considerarlo un piatto unico questo? Che ecco, a livello comunque di apporto calorico, apporto diciamo completo nutrizionale, sì, abbiamo la proteina, l'amido, il fagiolo che già di per sé abbinato alla pasta completa i 10 punteggi, diciamo, che completano il quadro dell'apporto proprio proteico e quindi un po', diciamo, della verdura, se proprio vogliamo inserire questo, per me era più il tono di amarognolo proprio per richiamare quel che mangia il maiale fondamentalmente. E però sì, è un piatto unico perché ecco, al suo interno c'è tutto a livello di proprio di apporto e di sapori, penso, poi mi direte voi. Di tipicità, parlando di vino, quale abbinamento faresti su questo piatto? Beh, io ho un rosso che non sia troppo strutturato proprio perché comunque, esatto, che sia un attimino fresco e pulisca anche un po' il palato, proprio perché
abbiamo la tradizione, però abbiamo anche la leggerezza, il vellutato che comunque va accompagnato, non sovrastato né tantomeno smorzato da un vino. Io non mi intendo tanto di vino, però ecco, un Gragnano posso immaginare il sapore, non l'etichetta, perché ammetto è una mia pecca e non voglio entrare laddove non mi sento, cioè ognuno, esatto, ognuno il proprio per questo. Prego. Divertente. Un'altra cosa da dire divertente è che tu hai usato una pasta mista, che è una grande tradizione campana e si chiama secchia munnezza, perché si vuotava un cassetto di quello che c'era e insieme, ed è molto piacevole perché al palato e sotto i denti le cotture sono differenti, e quindi è particolarmente stimolante perché la densità della pasta è diversa. Ci credete che sto particolarmente soffrendo perché non assaggio? poi ci devi pensare, ci devi pensare, bella. Bene, direi, io dico solo la sua età, le altre non l'ho detto, ma a 24 anni questa ragazza ha fatto veramente un percorso di vita, ma anche proprio suo personale molto molto bello, quindi continuiamo a... Che il mio sogno è comunque avere un ristorante agriturismo con tanto di azienda agricola. Io sono mamma, per cui ecco, riportarmi pure la famiglia in quel che una volta da bambini si andava in famiglia, si giocava tra i campi, così ora non c'è più tempo di niente. Quindi ecco, ritornare proprio alla terra, perché stiamo perdendo le radici praticamente. Grazie Fabiana, un meritato applauso anche a te. Io chiamerei Elena al mio fianco, siamo... Allora, è stato un bel approccio con queste ragazze, di freschezza e anche di stimoli veri, veramente, da perseguire. Sì, vero Elena? Sì, intanto vi voglio dire solo questo, è una carineria. Le ragazze sono lì in cucina, intorno alla nostra amica, socia storica Marina Ramasso, e tutte insieme, coralmente, hanno detto: Marina, ma dai, vogliamo aprire un ristorante così come stiamo, tutte insieme, così dormiamo insieme, perché loro questo stanno facendo, stanno insieme a dormire, cenano insieme, diciamo proprio veramente è uno stage molto lungo e molto conviviale, per cui questo vi parla dello spirito amicale che veramente vive nell'associazione. E questo è quello di cui noi godiamo in modo estremo. A tal proposito vi volevo chiedere, vogliamo che comunque venga fuori un piatto, perché è giusto che sia così, non stiamo parlando di giudicare le ragazze, mi sembra che siamo tutti d'accordo, anche per me che non ho mangiato, per la verità, ma già osservandovi mentre così insomma apprezzavate, penso che insomma sono state tutte bravissime. Sicuramente ci sta, ci può essere a titolo diciamo di gusto personale, dovuto al momento, noi sappiamo che il mangiare, il bere sono delle emozioni e a volte si vivono a secondo del momento, a secondo, quindi noi non vogliamo, credo anche interpreto, mi permetto di interpretare il vostro pensiero, non vogliamo giudicare assolutamente le chef, ma il piatto magari, però questo giudizio a me farebbe piacere che venisse fuori riconosciuto, diciamo, perché intanto è importante, perché ci sarà una motivazione poi alla base che serve anche per le ragazze da stimolo, da magari da maturazione, diciamo, di quello che sono le loro capacità embrionali, perché di questo stiamo parlando, comunque parliamo di ragazze ancora giovani, sicuramente avranno un percorso da dover percorrere, avranno la fortuna di poter seguire grazie a voi anche una, diciamo, hanno tastato il polso di quello che può essere la loro capacità. Mi piacerebbe, però mi rimetto a voi, che giusto per non rompere questa armonia che vi assicuro è bellissima, se voi volete magari lasciare una testimonianza scritta, chiusa, di questo vostro, diciamo, giudizio, che verrà dato, letto, con il giusto risalto chiaramente, perché poi verrà il momento in cui verrà comunicato fuori ufficialmente, io lo farei l'ultimo giorno prima di lasciarci, nel momento in cui celebriamo la nostra serata finale, che è quella del Finitaly. Però a questo mi rimetto a voi, vi lascio soli,
avrete modo di scambiarvi, se volete, delle idee, delle cose, di fare uscire un giudizio chiaramente che sarà unanime, sarà la mediazione di quello che è il gusto di tutti voi, e vi auguro buon lavoro. Fateci sapere poi alla fine. Grazie.